Ciao a tutti ragazzi, oggi ci è appena arrivato il nuovo sistema di riparazione per gomme tubeless di Stan Snow Tubes, ovvero il DART. Da una parte abbiamo il DART vero e proprio, dall'altro gli inserti di ricambio. Parlo di inserti, non di vermicelli, perché il sistema, come vedrete, non è quello del classico vermicello da infilare nella gomma, bensì, adesso andiamo a vederlo, prendo la confezione. Si tratta di una specie di punta con, come potete vedere, con un inserto in gomma già tagliato, quindi abbastanza leggero al tatto, una punta che va posizionata su una specie di ago che servirà poi per infilarlo nella gomma e tappare il buco. Come potete vedere, la punta si può staccare ed è poi questa la parte che si può cambiare ed è presente nell'altra confezione. Quindi il DART, il sistema da portare appresso, è composto da due punte uguali, cioè è simmetrico, è uguale da una parte e dall'altra. Sono due punte perché spesso e volentieri quando si fora in ambito fuoristrada la pizzicatura è una propria vera pizzicatura del copertone contro il telaio, anche se non c'è camera d'aria, cioè vale a dire che il copertone va a piegarsi in questa maniera e il cerchio contro la roccia, il terreno, va a tagliare la parte qua nel battistrada, ma allo stesso tempo si va a finire di tagliare anche la parte vicino al cerchio. Quindi serviranno spesso e volentieri due inserti, in questo caso due DART. Nell'altra confezione invece troviamo le parti di riserva, cioè da cambiare, qua presente sono in una specie di bussolotto in plastica, quindi anche questo facile da portarsi dietro. Sono qua infilate, come vedete, le teste dentro qui. Il prodotto è completamente in plastica, entrambe le cose. Diciamo che qua, ecco, questa qua era la parte che va da una delle due parti del DART per avere anche più facilità, più leva quando si vuole inserire dentro la gomma. Il peso, adesso lo proviamo perché non lo conosco, il peso del sistema, così come si porta in giro, è di 16 grammi, quindi molto leggero. La forma è bella arrotondata, quindi anche se uno si mette in tasca non dà fastidio quando si pedala. Insomma, sembrerebbe facile da portarsi appresso. Adesso faremo una prova, però specificando che il sistema DART è particolare perché funziona solo, meglio, al meglio, con il lattice Stan Snow Tubes, che è uno dei lattici storici, forse il primo ad essere arrivato sul mercato, uno dei più diffusi, ed è ovviamente della stessa marca, della stessa azienda che produce i DART. È specificato nella confezione che funziona al meglio con questo lattice, dice che funziona anche con l'altro ma non così bene, quindi adesso andremo a vedere. In questo caso ho un vecchio pneumatico Schwalbe Hansdampf, dove andrò a mettere un po' di lattice. Ecco qua. È una classica gomma tubeless, quindi questo sistema non funziona ovviamente con le camere d'aria perché andrebbe a bucarle. Gonfio la gomma più o meno a 2 bar per farla tallonare bene. Ok. Pulisco un po' il lattice che era uscito. Ecco qua. Facciamo andare il lattice ovunque. Adesso preparo già il DART. Questo è un punteruolo, no? Abbastanza piccolo, quindi il buco non sarà enorme. Vado, quindi facciamo che così vedete meglio, vado a bucare la gomma qua. Vado a infilare dentro il DART.
questo caso vedo che, ecco qua, ci vuole un po' di energia. Qua l'aria esce ancora, adesso lo facciamo uscire il lattice e vediamo che si è bloccato subito. La cosa positiva di questa forma a rosetta, come potete vedere, è che quando uno poi continua a pedalare, non ci sarà poi bisogno di tagliare la parte che fuoriesce, soprattutto non potrà uscire dalla gomma quando uno continua ad andare fuori strada, perché cioè, intanto c'è la punta che vi ho fatto vedere prima, eccola qua, la punta che tiene ferma, tiene fermo l'inserto da dentro, e secondo, questa parte tagliata non offre così tanta resistenza al terreno come l'altra, perché tende ad aprirsi, come potete vedere, tende ad aprirsi così, e quindi a far tutt'uno con la gomma. Adesso gonfio un po', anche se non ce n'è veramente bisogno, perché è uscita poca aria, rigonfio la gomma per vedere se tiene veramente. E qua è perfetto, non è neanche uscita una goccia di lattice, e tutto è molto pulito. Quindi direi che il sistema così, adesso a secco, funziona molto bene. Cos'altro dire? Avevo provato il sistema anche prima, qua avevo nascosto la punta, per vedere cosa succede al materiale interno. Quindi questa è la punta e vedete che il lattice a contatto con il dart crea una specie di materiale unico che poi va quindi a tappare tutto. Infatti vedete che qua non riesco neanche più a staccarlo, è proprio incollato. Questo quindi è la reazione fra il lattice e il materiale con cui è fatto il dart, ed è un po', anzi ed è del tutto, la particolarità di questo prodotto. Per quanto riguarda prezzi, dove lo trovate, guardate il link qui sotto nella descrizione. Il test continuerà sul campo, quindi quando bucherò userò il dart e vedrò di capire come funziona sul campo. Quindi per il resto rimanete sintonizzati, sottoscrivete al canale YouTube e ricordatevi di cliccare sulla campanella per ottenere le notifiche appena carichiamo un nuovo video. Grazie per aver guardato, alla prossima!